tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Ladri entrano in un appartamento ma vengono disturbati da una cagnolina che inizia ad abbaiare. Infastiditi, la scaraventano giù dal terrazzo. Continua il dibattito sulla musica nelle serate d'estate tra chi vorrebbe una città geriatrica e una più accogliente e tollerante. L'elisoccorso sarà garantito anche nelle ore notturne e in condizioni meteo avverse, lo ha annunciato la Regione Marche con l'avvio della gara per l'affidamento del servizio. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Buonasera cari telespettatori di Fano TV, benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale. Come avete sentito poco fa dal sommario, il titolo d'apertura era per quei ladri che sono entrati dentro un appartamento, sono stati infastiditi da una cagnolina che ha fatto il suo mestiere, ha cominciato ad abbaiare contro questi sconosciuti, loro infastiditi l'hanno preso e che cosa hanno fatto? L'hanno buttata giù dal terrazzo. Tutti i particolari nel servizio di Simona Zonghetti. Lei è Penny, una cagnolina di soli 5 anni e purtroppo è la protagonista di una brutta avventura. Ci troviamo in via Divisione Carpazzi, in un'abitazione in cui abita insieme alla sua famiglia Piero Valori, noto a Fano anche perché è il presidente del comitato genitori Sant'Orso. Ecco, lei in quel momento era fuori casa, ecco, ci racconti che cosa è successo esattamente. Allora, alle 9 sono scesa da casa per accompagnare mia figlia a pallavolo e con l'altra bambina di 10 anni e sono rientrata verso le 10:30, 11:15. Siamo rientrati in casa, abbiamo trovato i balconi spalancati e il cane non c'era. Siamo subito allarmati e siamo andati al parco vicino casa nostra per cercare di trovarla e per fortuna l'abbiamo trovata sotto un albero all'ombra e siamo ritornati, abbiamo visto delle orme di mano vicino ai vetri, tutti i balconi aperti e sembrerebbe che siano entrati dalla porta perché la porta ha segni di scasso, insomma. Lo spavento è stato grande, più che altro per il cane perché si è ferito sotto al mento, le zampine, l'abbiamo appena portato dal veterinario, ci ha detto che è stata buttata giù. Per fortuna che abitiamo al primo piano perché altrimenti... Quindi l'hanno gettata dal terrazzo? Sì, sì, l'hanno gettata dal primo piano, per fortuna... Dico, abitiamo al primo piano. Ecco, Penny per fortuna sta bene, i ladri non hanno rubato nulla. Ecco, forse lei spaventata ha cercato magari di aggredirli. Sì, secondo me avrà abbaiato, comunque gli saranno andati addosso, loro per non avere fastidio le hanno buttate, poi siamo arrivati noi, quindi sono scappati. Mi senti? Ecco Piero, quando sua moglie l'ha contattata, l'ha telefonata, che cosa ha pensato? No, sono preoccupato subito, non riuscivo a capire esattamente cosa stesse succedendo a casa mia, ero a Pesaro e mi ha detto solo corri, corri, torna a casa e mi sono precipitato praticamente, ero con lo scooter. Poi quando sono arrivato la preoccupazione era del sentire mia moglie, soprattutto appunto per la cagnolina, tanto è l'affetto che... è nato per la cagnolina stessa, ma alla fine quando sono arrivato ho visto che già l'avevano ritrovata, già poteva essere successo qualsiasi altra cosa, un attimino mi sono tranquillizzato. Un episodio che per fortuna si è concluso con un lieto fine. Sì, 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 appunto, è andata bene, vediamo il bicchiere mezzo pieno. E ci sono stati una serie di furti e tentati furti come quello di ieri sera intorno alle 20 in una villa sempre nel quartiere di Sant'Orso situata tra via Celli e via Bellandra. I ladri si sono introdotti nell'abitazione, probabilmente due persone, forzando con un cacciavite una finestra al piano terra. Il vicino di casa, sentendo i rumori, ha allertato il 113. Poi, una volta giunta sul posto la pattuglia del commissariato di Fano, i ladri si sono dati alla fuga a bordo di una Volkswagen. Per fortuna i proprietari non erano in casa al momento del
dell'intrusione, i malviventi, oltre a mettere a soqquadro la camera da letto, non sono riusciti a portare via nulla. E a Sterpeti, invece, a Sterpeti di Monte Felcino, i ladri sono entrati in azione nei magazzini dell'azienda Marche Multiservizi. Le foto, vedete, dopo aver distrutto la centralina antifurto, hanno messo a soqquadro gli uffici e scassinato i distributori di bevande. Magro il bottino, che è composto di soli pochi spiccioli. E ladri anche nelle spiagge fanesi. Questa volta è toccato all'associazione Mare Dentro, che si occupa di prevenzione e sorveglianza nelle spiagge libere, che ha pubblicato sul profilo Facebook un post dove c'era scritto: questa notte delle brave persone ci hanno rubato il pattino di salvataggio, abbiamo sporto denuncia ai carabinieri e preso un altro pattino. Torniamo a parlare adesso invece del concerto che è stato annullato domenica sera allo Sport Park di Fano dopo i vari esposti e le lamentele di alcuni residenti per la musica troppo alta. Noi siamo andati questa mattina a sentire un po' l'aria che tira. Vedete e ascoltate che cosa hanno risposto. Il concerto annullato allo Sport Park di Fano ha scatenato non solo critiche e polemiche di alcuni residenti, ma anche un dibattito sulla vocazione turistica della città. Se da una parte c'è chi pensa che gli eventi siano il fulcro dell'intrattenimento e dell'economia, dall'altra c'è chi sopporta ben poco le iniziative organizzate vicino a casa o comunque vorrebbe dei limiti restrittivi almeno per quanto riguarda il volume della musica. L'estate dura un soffio. E quindi non capisco perché non si possa sopportare una festa e la birra con un po' di musica, che tra l'altro a mezzanotte e un quarto finivano. E non capisco perché la gente si è lamentata. Quindi polemiche inutili secondo lei, meglio organizzare gli eventi almeno in estate? Inutilissime, se vogliamo quantomeno far vivere un po' la gente. Poi dopo chi vuole la tranquillità, vabbè, può andare in montagna, può andare dove non c'è rumore, per carità. Cosa ne pensate del MAC Beer Festival che si è svolto la scorsa settimana? Importabile, no, anche perché mia figlia sta preparando un esame all'università e quindi non riusciva a studiare, era un po' troppo forte. Quindi voi che abitate appunto nelle vicinanze ne avete risentito? Insomma. Sì, un pochino sì. Anche il popolo virtuale si è scatenato con post e commenti sui social network. Alessandro ad esempio scrive: vogliamo le strade libere dal traffico, ma nessuno vuole nuove strade vicino a casa. Vogliamo il lavoro, ma nessuno vuole l'industria nella zona industriale. Vogliamo la nautica, ma nessuno voleva le barche in transito. Vogliamo gli eventi, ma non vogliamo i disagi. Vogliamo il turismo, ma non vogliamo la confusione. Vogliamo le feste, ma non vogliamo la musica. A dirla sua, sul suo profilo Facebook, è anche l'ex sindaco Stefano Guzzi. Mi ricordo Fano qualche anno fa, ha scritto, gli spettacoli musicali diffusi in centro e sul lungomare fino a tardi, il folklore entusiasmante della Fano dei Cesari, la spettacolarità delle frecce tricolori, la magicità delle serate alla corte malatestiana, tanti giovani e famiglie che venivano la sera a godersi la nostra città. E poi è tornato il PD e questa magicità ha lasciato spazio all'oscurantismo e tutto si è spostato a Pesaro. Secondo lei si dovrebbe sopportare un po' di più oppure è meglio magari ridurre l'evento di qualche giornata? Ma no, si deve sopportare più, secondo me. Quindi bisogna agevolare il turismo? Sono direi di sì. È di Fano lei? Non sono di Fano, ho abitato Fano tempo fa, ma adesso no, però sicuramente un po' più di agevolazione per queste cose, soprattutto d'estate. In diversi poi ci hanno risposto al citofono, ma hanno preferito lasciare solo a voce la propria opinione. È chiaro, in casa c'era un rumore quasi insopportabile, però uscendo uno partecipava. Adesso non sono tra quelli che hanno protestato, in effetti, però posso dire che il rumore non era accettabile. Però ecco, bisogna rilevare che La sede secondo me non era la più idonea a fare una cosa del genere. Sono rimasti soddisfatti invece alcuni turisti. Siete stati in questi giorni alla festa della birra? Una settimana. È vero? Sì, infatti è che affittiamo la casa proprio vicino di festa, quindi tante volte siamo usciti, tante volte sentite a letto, è stato bello.
Non so se avete sentito, c'è chi si è lamentato perché la musica era troppo alta, insomma troppe giornate. Che cosa pensate anche nel vostro paese? Come, quali sono le usanze? Noi siamo un po' maturi persone, però è musica non è mai stata fastidio, è stato bello. Si faceva musica di nostra gioventù, si faceva musica per giovani, ballavano tutti, è stato allegro, non ci sono ubriachi, è una zona molto bella. Lei che cosa pensa invece di queste polemiche? Insomma, sono inutili, bisogna sopportare un po' in estate? Ma lasciano il tempo che trovano, insomma, penso che d'estate poi in una zona di mare non ha senso stare lì a dire ma c'è rumore o che cosa. Se vuoi stare tranquilli vai in montagna, vai da qualche parte per non sentire rumori, ma non al mare. Bisogna divertirsi. Penso. Bisogna divertirsi perché è vita, va avanti, allegria sempre ci vuole. Poco fa è arrivata in redazione questa immagine, queste fotografie si riferiscono ad un incendio che ha interessato l'impianto di aspirazione dell'aria condizionata del Burger King a Pesaro. Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco che per intervenire in sicurezza hanno evacuato tutto il locale. La situazione è comunque sotto controllo e probabilmente è già stata risolta. La Regione Marche attiverà il servizio di elisoccorso nelle ore notturne, quindi H24, entro il prossimo dicembre. Il volo sarà garantito anche in caso di condizioni meteorologiche avverse caratterizzate da scarsa visibilità. Lo ha stabilito la Giunta regionale che ha incaricato l'azienda ospedaliera universitaria di Ancona di espletare la gara per l'estensione del servizio, attualmente svolto solo dall'alba al tramonto. I direttori del Servizio Sanità e del Dipartimento Protezione Civile daranno vita ad un gruppo di lavoro per individuare siti di atterraggio idonei e certificati per il volo notturno che andranno attrezzati entro il mese di dicembre. La Regione, lo ricordiamo, dispone già di una rete di elisuperfici composta da 28 piazzole ubicate in località strategiche. Sono partiti questa mattina da Ponte Metauro a Fano i lavori di asfaltatura della statale 16 Adriatica. È l'intervento più importante di asfaltatura progettato dall'amministrazione comunale di Fano. Si tratta di quello che sta interessando i tratti urbani della Statale 16 e quelli della Flaminia. I lavori cominciati questa mattina a Ponte Metauro sono stati affidati con ribasso d'asta per un importo di 480.000 euro. Adesso dureranno qualche giorno. Ci sarà un po' di restringimento delle carreggiate, comunque il traffico è comunque garantito, scorrevole in entrambi i sensi lungo la statale. È evidente che qualche disagio ci potrà essere, però credo che alla fine possa valere la pena perché avremo una strada migliore, più bella, più liscia, più sicura, ma anche più duratura perché sigilleremo la strada in maniera tale che non si possano creare in futuro, nel futuro prossimo, degli avvallamenti, degli ammaloramenti lungo la strada. Questi lavori, spiega l'assessore, possono essere effettuati solo d'estate e per la prima volta sulle strade fanesi verrà utilizzato un materiale speciale, lo Slurry Seal, che aumenta la capacità di resistenza dell'asfalto assicurando una durata più lunga. E questo sigillante, di cui ne verrà depositato uno strato sottile di meno di un centimetro, è una tecnica innovativa per la città di Fano, studiata e concordata con l'Università degli Studi di San Marino. Poi, dal momento dell'asfaltatura, saranno necessari una ventina di giorni prima di poter procedere con il rifacimento della segnaletica orizzontale. Quali saranno le varie fasi? Allora, in questo momento la carreggiata di 9 metri è stata divisa in tre e quindi garantendo appunto la viabilità in doppio senso, e quindi saranno stese tre parti da 3 metri circa lungo la statale. Dal momento che si stende è impossibile, catalizzare col sole e col calore, quindi sicuramente ci sarà un'oretta, un'ora e mezza di impossibilità di utilizzarlo, poi è assolutamente libero per essere utilizzato. Quindi faremo questa parte lungo le strade dritte, diciamo. Per quanto riguarda invece gli attraversamenti a raso, le rotatorie, useremo un materiale più adatto, quindi un tradizionale, quindi scaveremo, rimetteremo il tappetino d'usura, rimetteremo il binder in maniera tale che possa essere anche duraturo nel tempo.
Boris Rapa e Mirko Carloni sono stati eletti consiglieri segretari dell'Assemblea legislativa. I capigruppo di Uniti per le Marche e Area Popolare hanno ottenuto rispettivamente 16 e 7 voti. Il Movimento 5 Stelle non ha partecipato al voto, rifiutando la scheda, decisione annunciata dal capogruppo Gianni Maggi. Rapa e Carloni affiancheranno il presidente dell'Assemblea Mastro Vincenzo e i suoi vice Renato Claudio Minardi e Marzia Malaigia all'interno dell'ufficio di presidenza. E a Fano invece Roberta Ansuini del movimento di Beppe Grillo si è dimessa da consigliere regionale. La decisione è stata presa dall'Ansuini per alcune incompatibilità sia lavorative che familiari. Al suo posto subentrerà Giovanni Fontana. Il sindaco di Fano Massimo Seri ha firmato un'ordinanza con la quale vieta fino al 30 di settembre di consumare e prelevare l'acqua dal pubblico acquedotto per l'irrigazione, l'annaffiatura di orti, giardini e prati, il lavaggio di aree cortilizie e piazzali, per il lavaggio privato di veicoli a motore, per il riempimento di piscine, fontane ornamentali, vasche da giardino, per tutti gli usi diversi da quello alimentare domestico e per l'igiene personale. Annaffiare sarà consentito dunque solo nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 22 alle ore 24. Il provvedimento è stato preso per non consumare le riserve idriche nei bacini che d'estate vengono naturalmente a diminuire per la scarsità di precipitazioni piovose. Venerdì sera alla BCC Arena di Fano torna la quarta edizione del Festival della Comicità. Avrà il sorriso sulle labbra il pubblico che venerdì sera si recherà alla BCC Arena di Fano per assistere al Festival della Comicità intitolato Cabaret e dintorni. L'evento organizzato dall'associazione Oltre il Sipario di Edoardo Frustaci vedrà sfidarsi gli artisti comici sul palco del Teatro Sotto le Stelle. Sono contentissimo, siamo riusciti sempre crescendo sempre di più anche con l'affluenza di pubblico, perché negli anni è cresciuto tantissimo, l'anno scorso abbiamo toccato quasi 600 persone, quindi siamo soddisfatti, quest'anno speriamo di arrivare anche oltre a questo numero e ovviamente più gente c'è più riusciamo a dare in beneficenza. La beneficenza sarebbe voluta un'associazione Onlus, Amore per la Vita, di Fano, che si occupa di adozione a distanza e segue una missione in India. Come lo scorso anno, anche nella quarta edizione i partecipanti verranno suddivisi in due categorie, una in italiano e una in dialetto, e le sfide verranno presentate rispettivamente da Frustaci e dall'attore teatrale Nicola Anselmi. Siamo contenti, abbiamo personaggi anche che vengono dalla televisione, come dal Fiume Dondarini, che sono arrivati in finale a Eccezionale Veramente. Abbiamo Michele Tosoni, che ha vinto l'anno scorso, è stato veramente molto bravo, che fa parte del Lab dell'Or di Zeli, che così come Luca Bisto e Luca Giardullo. Quindi ci sono diversi personaggi. Poi abbiamo Luca Vichi, che sarà un grande rappresentante della nostra provincia. Poi saremo anche accompagnati da un po' di danza. Abbiamo Arte Danza, che è organizzata e gestita da Mascia Valentini e Milena Giammattei, che creano appunto questa scuola nuova che sta entrando, questa Accademia dello Spettacolo, che a settembre sarà operativa qui a Fano, dove ci sarà danza, teatro, magia, canto, conduzione radiofonica, ci saranno diverse attività, tutte ovviamente dedicate allo spettacolo. Vi aspettiamo quindi il 29 luglio, venerdì, all'Arena di Tre Ponti alle 21.15, puntuali e numerosi. Si è conclusa domenica scorsa la Fiesta Global, che è un'iniziativa che da oltre 13 anni anima il borgo di Montefabbri nel comune di Vallefoglia. Bilancio assolutamente positivo per i tre giorni di festa, sia per la partecipazione di pubblico che per gli spettacoli proposti ogni sera diversi, sempre originali e coinvolgenti. L'iniziativa è stata organizzata dall'associazione Tribal X, che sin dalle prime attività ha sempre messo al centro il termine integrazione tra persone, culture, musiche e più in generale tra le arti di ogni tipo. E allora, prima di chiudere il nostro telegiornale, vi ricordo che le vostre segnalazioni sono sempre per noi molto importanti. Continuate come sempre a inviarcele al 338 4968250 oppure attraverso la nostra applicazione che potete scaricare da Android o dall'Apple Store. Questa sera vi mostriamo questo filmato che ci ha inviato un nostro telespettatore e che denuncia la presenza di topi lungo il canale Albani. Lo vedete, è un topolino che si maschera lì tra la vegetazione, proprio sulle rive del
del canale. Siamo in Viale Mazzini, nel pieno centro, vicino al centro storico di Fano. Insomma, per dire che lì non dovrebbero starci. Vedete, siamo proprio a ridosso della rete, quindi eccolo là che scorazza un po' come gli pare. È tutto, il telegiornale è finito. Grazie per averci seguito. Buona serata, domani.